prepariamo le fatte fritte, ciambelle soffici e facilissime da realizzare. Per iniziare bisogna preparare il lievitino. In una ciotola mescoliamo una parte di un tipo di farina e una parte dell'altro tipo di farina indicato nella ricetta con il lievito e una dose di latte. Vi ricordo che la ricetta completa la trovate nel nostro sito, trovi il link diretto nell'info box sotto il video. Puoi anche iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità. Mescoliamo tutti gli ingredienti grossolanamente con un cucchiaio per poi trasferirci su un piano da lavoro e ottenere così un panetto che dovrà lievitare. Quella sarà la nostra base. Ottenuto così un panetto, lo trasferiamo in una ciotolina e facciamo su di esso una croce. Copriamo con pellicola e lasciamo lievitare. Quando il nostro lievitino sarà pronto, possiamo cominciare ad impastare. Montiamo le uova con una frusta elettrica oppure in una planetaria. Uniamo anche lo zucchero e possiamo iniziare a montare le uova. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale, di attivare le notifiche e dalla campanella per essere sempre aggiornato sulle novità. Adesso che le uova sono ben montate, come servono a noi, possiamo passare ad aggiungere la scorza del limone. Montiamo il gancio a spirale o ad uncino della nostra impastatrice ed uniamo una parte di farina di un tipo e una parte di farina dell'altro tipo. Cominciamo così ad impastare. Aggiungiamo anche il lievitino e impastiamo il tutto. Uniamo anche il latte. Uniamo la farina che è rimasta dei due tipi con il lievito per dolci. Infine non ci resta che unire il burro a pezzettini, burro che è stato lasciato a temperatura ambiente per un po' di tempo, quindi abbastanza morbido.
Lasciate lavorare la planetaria finché l'impasto si sarà ben incordato e aggrappato al gancio. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e attiva le notifiche dalla campanella per essere sempre aggiornato sulle novità. Il nostro impasto è pronto. Trasferiamolo in una ciotola e lo copriamo per la prima lievitazione. Dopo la lievitazione il nostro impasto si presenterà così. Lo trasferiamo su un piano da lavoro e con l'aiuto di un pizzico di semola iniziamo a stenderlo con il mattarello e poi ad ottenere le nostre ciambelle. Uso un coppapasta da 10 cm. Per quanto riguarda il foro, preferisco praticarlo direttamente su questo disco e non andare a forare il centro per avere meno pasta avanzata da reimpastare per creare le ciambelle. Potete anche scegliere di fare il foro con un coppapasta più piccolino all'interno. Io faccio così.
La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale per essere sempre aggiornato sulle novità direttamente cliccando sulla campanella. Terminato di formare le nostre ciambelle, le lasciamo lievitare nuovamente prima di scaldare l'olio per la cottura. Una volta lievitate, le nostre ciambelle possono già essere fritte in olio caldo a circa 160 gradi, fino a doratura. Le nostre fatte fritte sono pronte per essere passate nello zucchero e poi essere gustate. Sofficissime e profumate. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità. Guardate come sono soffici e areate all'interno. Per la ricetta completa, clicca il link che trovi nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità.